domani in consiglio comunale, due le interrogazioni che lei in qualità di consigliere di Siamo Cavesi presenterà all'attenzione dell'amministrazione comunale. Partiamo dalla questione caos agli uffici postali. Nelle ultime settimane si registrano sempre più disagi dovuti a assembramenti, a rallentamenti nel servizio dell'ufficio. Il comune ha sollecitato una serie di interventi alla direzione di Poste Italiane. Cosa invece chiederà a lei? Quello delle poste non è una questione che scopriamo oggi, però probabilmente, anzi sicuramente, la questione Covid con ingressi contingentati, magari con una riduzione anche naturale dei servizi per l'assenza di personale e poi anche ovviamente la stagione invernale che non aiuta, ha aumentato dei disagi mostrandoci delle immagini di file diciamo molto lunghe, soprattutto all'esterno. Si parlava di donne in attesa, di persone molto anziane, quindi mi sembrava giusto porre l'accento e diciamo un focus su questa situazione, anche perché l'amministrazione pare abbia individuato nell'assessore Del Vecchio e Lamberti due interlocutori con Poste Italiane per cercare di quantomeno attenuare quelli che sono i disagi. Chiederemo appunto com'è lo stato dell'arte. Altra questione che solleverà il consiglio è quella della manutenzione delle strade, tante oggi a Cava interessate da lavori ai sottoservizi, ma nonostante questo il rifacimento post installazione sembra un po' come dire deludente. Allora, in realtà penso che sotto gli occhi di tutti abbiamo avuto un po' di disagi dovuti a dei lavori effettuati tra l'estate e l'autunno inoltrato per quanto riguarda l'impianto della nuova fornitura elettrica. Questa ditta ha effettuato appunto dei lavori e probabilmente, non sono un tecnico, però la chiusura poi delle brecce create già nelle prime settimane in alcuni punti è venuta meno. Oggigiorno con le piogge ovviamente questo problema si è accentuato. Ci sono alcune diciamo, zone particolarmente colpite, su tutte via Filangieri, le traverse che diciamo, scendono da via Filangieri. E adesso le domande sono, ovviamente sarà predisposto una ricognizione, un rifacimento, se sì quando? Una serie di domande che porremo appunto all'amministrazione.